Poussin dipinse la Sacra Famiglia sui gradini per il collezionista Nicolas Hennequin, maestro di caccia reale, e raggiunse con l'opera l'apice della sua dignità classica. Il gruppo delle figure forma un triangolo e tradisce l'influenza degli artisti del Rinascimento maturo come Raffaello. Con la sua composizione, concepita con estrema cura, e l'architettura classica che costituisce lo sfondo, l'immagine è la perfetta incarnazione degli ideali accademici. In un'occasione, quando gli chiesero come riuscisse a raggiungere una tale chiarezza e un tale equilibrio nei suoi dipinti, Poussin rispose: «Non ho trascurato nulla». La sua procedura di lavoro era metodica e scrupolosa e prevedeva non solo la realizzazione di disegni preparatori, ma anche quella di piccoli modelli di cera che disponeva in modo tale da studiarne la composizione e la luce. Tutto era pensato secondo la ragione, un termine che ricorre ripetutamente nelle sue lettere. Poussin continuò a ispirare molti artisti francesi nel XVIII secolo e nel XIX secolo. Il post-impressionista Paul Cézanne, per fare un esempio, disse di voler riportare in vita Poussin attraverso la natura. Nel corso del XIX secolo, le accademie persero via via gran parte del loro prestigio tra gli artisti progressisti, specialmente sulla scia del Romanticismo, un movimento che esaltava le emozioni e l'individualità. Molte accademie del tempo esistono ancora oggi e alcune includono scuole d'arte di altissima qualità. Tuttavia, l'espressione arte accademica ha ormai preso significati diversi, identificando la natura convenzionale e conciliante di un'opera. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!